Signor Prefetto, l'Italia è ufficialmente in zona rossa. Che cosa succede dunque per Ferrara e quali sono dunque le modalità che vengono applicate? Come i cittadini si devono comportare sulla base di queste nuove modalità? Guardi, sintetizzerei con l'hashtag che è stato lanciato dal governo: io resto a casa. Tutto quello che è nelle disposizioni del decreto presidenziale può semplicemente risolversi nell'invito che da prefetto della Repubblica e prefetto della provincia di Ferrara rivolgo ai cittadini di questa provincia di restare a casa e di muoversi soltanto nei casi che sono indicati dal decreto del Presidente, cioè per motivi di lavoro e per ragioni di necessità. Ci sono tante domande che ci stanno arrivando, anche banali, sulla vita di tutti i giorni, quelle che riguardano in particolare il lavoro, ma anche la possibilità di uscire per una passeggiata, di poter staccare un attimo. Che cosa possiamo dire a riguardo? Quali sono le limitazioni più rigide o dove eventualmente si può avere una eccezione da questo punto di vista? Ci sono sicuramente degli inviti, quindi delle raccomandazioni, e ci sono anche delle prescrizioni che vanno nel senso del divieto, cioè casistiche rispetto alle quali in sede di controllo si può arrivare anche all'applicazione di sanzioni di carattere penale. Cosa intendo dire con questo? Ovviamente non ci saranno posti di blocco, non ci saranno controlli attraverso la presenza di posti di blocco, ma le indicazioni che abbiamo dato già a partire da ieri in sede di comitato e che da oggi sono state estese all'intero territorio provinciale sono nel senso di verificare attraverso una autodichiarazione resa dalle persone che verranno fermate dalle forze di polizia e dalle polizie locali che gli spostamenti siano degli spostamenti necessitati, cioè in buona sostanza, principalmente in buona sostanza dovuti appunto alla necessità di raggiungere un posto di lavoro, di andare ad approvvigionarsi perché le attività commerciali restano regolarmente aperte, di evitare nella maniera più assoluta, questo sicuramente i controlli saranno particolarmente ferrati e rigorosi, forme di assembramento in luoghi pubblici.